Venerdì, ore 18:44. Suona la sirena della grande sinagoga e per gli ebrei inizia lo Shabbat a Gerusalemme. Fino al tramonto del sabato, negozi e servizi pubblici sono chiusi, tram e autobus in deposito. È a quel punto che parte lo Shabbat. Nasce dalla crasi tra Shabbat, sabato in ebraico, e bus, ed è il nome di una cooperativa che offre un servizio di trasporto in una città dove per legge i mezzi pubblici non circolano nei giorni di festa. Quello del trasporto pubblico di sabato è un problema di cui si parla da decenni senza trovare una soluzione. Così con un gruppo di persone abbiamo contattato una compagnia di pullman, abbiamo preparato una mappa. 600 persone hanno aderito alla cooperativa e lavoriamo insieme per permettere alle persone di muoversi a Gerusalemme di venerdì sera e di sabato. Grazie a un contributo iniziale di poco più di 10 euro e un espediente giuridico per cui solo chi fa parte della cooperativa può salire sul bus, per cui il servizio è formalmente privato, universitari, anziani, turisti, ebrei non religiosi e persone di altre religioni non automuniti possono raggiungere il centro città, la propria famiglia o anche i pochi locali e ristoranti aperti di venerdì sera. Questa è l'unica opzione che ho per muovermi in città durante il fine settimana. Li ho chiamati, ho fatto una donazione e ho diffuso la notizia tra tutti quelli che conosco e potrebbero beneficiarne. Io sono tedesco e studio a Gerusalemme per un anno. Ho saputo di questo progetto da amici e poi l'ho cercato su internet. Stiamo andando a casa di amici dalla parte opposta della città. A Mea Sharim, il quartiere di Gerusalemme abitato dagli ebrei ultraortodossi, ogni venerdì sera gli ingressi vengono transennati per non far passare neanche le auto private di Shabbat. Questo silenzio è utile per il nefesh, per l'anima dell'uomo, perché l'anima dell'uomo ha bisogno di riposo, ha bisogno di riflessione su se stessa e non deve continuamente correre, è una specie di ricarica dello stesso individuo che gli permette poi di affrontare a sua volta una nuova settimana. Al momento però non sembra consumarsi il temuto scontro di civiltà fra fautori e detrattori dello Shabbat, che potrebbe rivoluzionare il sistema dei trasporti e anche il panorama di sabato nella parte ebraica della città santa. Per quanto riguarda l'Alaka sarebbe La legge ebraica, bisogna dire che il progetto è di difficile realizzazione perché prevede cose come l'uso per esempio del denaro che di sabato è vietato. D'altra parte questo Shavuot potrebbe essere utile soprattutto per quelli che non sono ebrei, che vengono qui per il turismo o che vivono qui come le minoranze cristiane e musulmane. Mi piace sostenere ogni istituzione aperta di Shabbat e che intenda aiutare persone che vivono a Gerusalemme ma non sono religiosi. Questo autobus è fantastico perché io non ho una macchina. Di Shabbat non posso andare da nessuna parte se non a piedi e ho tre figli, come vedete. Dove state andando? Non sappiamo cosa è aperto in centro, quindi vediamo cosa è aperto e magari prendiamo un gelato. Per ora il servizio va avanti dalle 8 di sera del venerdì alle 2 del mattino del sabato, con tre minibus in turno tra il quartiere periferico di Pisgah Zev e il centro di Gerusalemme Ovest. La speranza è di allargare il servizio alla giornata del sabato e ad altri quartieri. È in un certo senso rivoluzionario e davvero spero che funzioni. Prima d'ora, se volevi raggiungere il centro, dovevi prendere un taxi al costo di almeno 30-40 shekel. Questo costa circa 8, dunque è molto utile. Penso sia un inizio e anche un esempio di attivismo sociale. C'è un problema, il governo non lo risolve e così i cittadini si mettono insieme per trovare una soluzione che funzioni. Abbiamo avuto richieste anche da persone in tutto Israele che ci chiedono di ripetere l'iniziativa. Speriamo di portare lo Shabbat anche in altre città, Tel Aviv, Ra'anana, Kol Saba e ovunque la gente sia interessata. Spero che il servizio si espanda e potremo anche andare in spiaggia di sabato. È ciò di cui Gerusalemme ha bisogno. Siamo meno della metà della popolazione, ma partecipiamo sul lato finanziario, ma siamo più esclusi di tutti gli altri. Mi sento come su un aeroplano su questo autobus.